giustizia non è un sogno, libro di Raffaele Guariniello. Il titolo sembra un po' ottimistico, ma non è che uno si nasconda le difficoltà. Fare giustizia non è facile, però c'è anche da dire che la giustizia è un obiettivo, ecco, è anche un mezzo per garantire soprattutto i cittadini più deboli. Noi speravamo che in Italia ci fosse giustizia, ci avevamo creduto perché comunque con Guariniello siamo andati avanti bene fino a un certo punto. Poi abbiamo capito che i potenti riescono sempre a farla franca. Siamo esausti per il nostro dolore e per come vediamo che vanno avanti le cose, però noi andremo avanti, noi combatteremo fino alla fine. Non si può morire sul lavoro e la gente continua a morire. La situazione delle nostre scuole oggi è una situazione molto precaria ed è soltanto davvero la casualità che fa sì che non ci sia ogni giorno qualche incidente, ma si tratta di un'emergenza nazionale alla quale porre rimedio e sulla quale il lavoro del dottor Guariniello ci ha aiutato davvero a scrivere una pagina molto importante di giurisprudenza. La consapevolezza è cresciuta, la sicurezza è più tutelata di tanti anni fa, sicuramente più tutelata, però ecco, non è ancora soddisfacente lo stato della situazione. D'altra parte lo vediamo anche dal numero degli infortuni mortali di quest'anno che denotano di nuovo una crescita e questo sta preoccupando. E poi ci sono vari fenomeni di infortuni, ma anche di disastri ambientali, di situazioni che non sempre vengono prese in considerazione dagli organi di vigilanza, dall'autorità giudiziaria. Abbiamo delle carenze di intervento, ci sono zone del nostro paese in cui i processi penali in questa materia proprio non si fanno, altre zone in cui si fanno, però con una tale lentezza spesso che poi si arriva alla prescrizione del reato. Abbiamo quindi delle luci, ma indubbiamente anche delle ombre che bisogna cercare di diradare. Ma quante difficoltà abbiamo nella nostra vita? E ci scoraggiamo? No, non la dobbiamo dar vinta a nessuno. No. Giusto? Poi un ringraziamento, e qui è come se ci fosse Vito e tutte le vittime, e sono qui a stringerle la mano per il grande lavoro che ha fatto, che continua a fare, e per avermi reso quella giustizia, per non avermi lasciato sotto le macerie o in mezzo alle fiamme. Sono qui davvero a dire grazie.